polacchi non hanno fatto grande esplorazione. 1950-64 hanno scalato tutte le vette altri, non polacchi. Allora quando in 1070, anni 70, abbiamo pensato a cosa fare, i miei più vecchi amici hanno deciso forse bisogna fare qualcosa altro per scrivere la storia. Tutte le montagne già salite. Allora qualcuno ha pensato, scusa, se alpinisti lo fanno invernale nel Tatra, nell'Alpi, Dolomiti, forse bisogna incominciare in montagne alte. E penso che questo era una fame scrivere la storia. Bene, andiamo nell'inverno. Questo non, polacchi non sono preparati specialmente per l'inverno, siamo paese in Europa, non in Antartide, ma penso ha deciso che molto, molto abbiamo voluto far scrivere la storia dell'alpinismo e questa era una possibilità. Penso che questo periodo importante, si dice che Golden Age si chiama, anni di oro, si chiama alpinismo polacco negli anni 80, dove era molto attivo non solo io, Kurtica, Kukuczka, Wanderkiewicz e altri. Penso che per fare le cose un po' con tanto rischio bisogna essere preparato un po'. Vuol dire che se vuoi fare le cose molto difficili devi prima, non so, fare altre cose. Io ero fortunato perché noi abbiamo nato con sistema che abbiamo fatto prima delle rocce, dopo Tatra, dopo Dolomiti, Alpi, Caucas, Pamir, Hindukush, altre montagne. Allora abbiamo seguito giusta strada per avere tante esperienze che sono più importanti in arrampicata per non rischiare. Certamente i miei solitari ho fatto sempre, non so, dopo 20 anni di arrampicata, allora il rischio, certamente bisogna abbassare il rischio, ma nessuno pensa che può succedere a me. Alpinisti hanno una filosofia, hanno che sempre sono capace di sorpassare problemi. Non è vero, perché succede qualcosa, sì, ma se vai da casa a montagna e dici per me mai si può fare qualcosa, sempre trovo soluzione. Credere che sempre sei capace di trovare soluzione e succede niente per me, sicuro, ma non è vero, ma bisogna credere che succede niente.